frasi che condivido con Martina Caironi, perché lei ha parlato del timore su un motorino, e purtroppo proprio un incidente in motorino ha cambiato, diciamo, la storia, ha cambiato la tua vita nella quotidianità, ma non ha cambiato la persona, perché lei ha detto giustamente: sono sempre io, e Martina è rimasta lei. Per te, se lo vuoi raccontare, cosa, il percorso che hai dovuto fare, ma soprattutto quanto è stato importante, perché ho letto una tua intervista bellissima dove tu dai grande merito a dei manifesti che hai visto al Centro Protesi di Budrio, per certo, la scelta che hai fatto. La vuoi raccontare, ragazzi? Come no. Ciao a tutti. Dunque, sì, io porto una protesi dal 2008, l'incidente ce l'ho avuto nel 2007, ed è vero che sono rimasta io, sono rimasta me stessa, e grazie alle protesi. Non lo dico perché appunto siamo qui con Inail, ma lo dico perché è importantissimo poter tornare alla vita quotidiana con uno strumento, e io l'ho potuto fare fin da subito, perché in Italia siamo comunque fortunati rispetto ad altri paesi, e c'è un percorso da seguire che ti permette piano piano di ritrovare quello che eri prima, quindi di rimparare prima a liberarti le mani dalle stampelle, a fare i primi passi. E al Centro Protesi Inail, dove tuttora vengo seguita per le protesi sportive, ci sono nei corridoi delle immagini di atleti paralimpici. E quando io ho iniziato, sapete, per fare il training, per provare le protesi, bisogna camminare, e cammini e giri e giri e giri in questi corridoi e guardi le immagini che ci sono, e inevitabilmente mi sono lasciata ispirare da queste immagini che erano di Stefano Lippi, Roberto La Barbera e anche altri, e ho chiesto di poter correre anch'io. Nel giro di pochissimo sono stata presa, hanno creduto in me e mi sono state date le prime protesi gratuitamente, sulla fiducia, che anche questo è un aspetto molto importante, perché le protesi sono molto costose. E da lì ho iniziato a correre, ho iniziato a vincere, ho iniziato la mia carriera. Ma la protesi sportiva, quello che mi ha dato è stato la possibilità di mostrarmi con più facilità al mondo, cioè mostrare la mia disabilità con orgoglio, perché a volte quando si ha una disabilità, specialmente se acquisita, si tende magari ad essere un po' schivi, a non volerla mostrare immediatamente. Infatti all'inizio avevo una cover che faceva sembrare la protesi più simile a una gamba, diciamo, normale, naturale, e dopodiché pian piano andando avanti l'ho sempre di più portata all'essenziale, infatti ora è black, total black. Nera, così mi piace. Tra l'altro, un piccolo dettaglio: questa protesi, che è la migliore secondo me che c'è sul mercato, è elettronica e mi permette di fare le scale in salita, non so se avete visto che le faccio una dopo l'altra, mi permette di andare in acqua e tramite un'applicazione mi permette di cambiare 6 modalità. Quindi vuol dire che se voglio andare in bicicletta, tramite Bluetooth cambio, metto bicicletta. Se voglio pattinare, se voglio, non lo so, andare sullo snowboard, ma lì è un altro discorso perché poi ho un'altra protesi più specifica anche per lo snowboard, e puoi cambiarla. Solo che devi caricarla ogni 5 giorni. E visto che io sono rimasta me stessa e sono smemorata, sì, oggi non ho portato il caricabatterie, quindi se sentirete un suono non spaventatevi, non è una bomba, ma è la mia gamba che si sta scaricando in diretta. Può succedere, ma insomma quella è una tecnologia avanzatissima. Se poi il cervello rimane indietro, grandiosa, quello è un altro dettaglio. Allora, come avete capito, Martina Caironi non è solo una grandissima campionessa paralimpica, ma è una persona fantastica. Vogliamo andare a vedere con questa clip come la presentiamo, Martina, noi? Thank you.
per te. Non attesti. Deve bambini, bambini, bambini. Ti subito. Senti? Credo che per tutte le persone ci sia una sorta di imbarazzo nel rapporto con gli altri. La fisicità, la culturalità è relativa, è una questione di abitudine, per chi è, come dire, diverso esteticamente, i problemi sono molto maggiori. Io credo che il primo impatto verso una persona che non muove niente, che ha bisogno di una maschera per respirare, è un impatto forte. Martina Caironi, so world champion in Doha and Lyon, and also the world champion in the long jump, Lyon also. Here there is a bag. It's just to enter. Away, Caironi out fairly, yeah. Bassett out fast, out wide. Silver began very quickly as well. Now Caironi gets into her gear, and look at her come away. Lowe is flashing home as we thought she would. Caironi wins, and it's 14.98 from Lowe, and the bronze will be Controfato from Italy, and she's absolutely Grigio Hotel, supera monte, supera. C'è ci fai? E se vai? Durando l'articolo del mio giornale, non è che mi dice quelle mail, c'è io che sono a casa, ci sono a letto con il ventilatore. C'è il testo, c'è scritto, c'è finisce lì. Non è che sono un disabile, ci fa il giornalista. Sono un giornalista che ha dei gravi problemi fisici, che c'è di superare. Voglio che sia proprio Martina a spiegarci questo video, a spiegarci anche la sua collaborazione con la Fondazione Fontana, cosa significa questo, perché vediamo una sfaccettatura di Martina, non solo campionessa paralimpica, non solo sport, ma ti occupi di tantissimo, di organizzazioni internazionali, lavori. Cos'era questo video? Ce lo spieghi tu, Martina? Sì, allora questo video è datato 2016-2017, quando sono stata per la mia prima volta in Africa, dove ho potuto toccare con mano quella che è la realtà lì in Kenya, e ho anche visitato il cosiddetto centro protesi di Nyahururu, che è proprio questo paesino vicino a Nairobi. E praticamente lì la situazione è molto, si può dire, sì, indietro rispetto a noi, ma in generale le risorse che loro hanno non sono paragonabili con ovviamente quelle che ha
un paese come l'Italia. E, infatti, per me andare lì con questo tipo di tecnologia mi faceva sentire quasi in imbarazzo, quasi male, perché sembrava di voler mostrare, no, una cosa a cui loro non possono accedere. Però il valore di questo viaggio, da cui appunto poi è derivato questo documentario del regista Marco Zuin, era proprio quello di andare a conoscere di persona quello che è il lavoro del St. Martin, che è appunto questa associazione che lavora insieme a Fondazione Fontana. A me piacerebbe di più fare cooperazione internazionale, ma per adesso il mio ruolo è quello di atleta. E quello che però ho potuto sperimentare anche conoscendo Pier Giorgio Cattani, che è un giornalista, come avete visto lui si definisce un giornalista prima di tutto, e purtroppo adesso non è più tra noi, è un giornalista con gravi problemi fisici. Questo tipo di occhio è l'occhio che ci permette realmente di ascoltare, di vedere, di capire il messaggio, senza fermarci al pregiudizio, senza fermarci di fronte all'aspetto fisico, che chiaramente c'è, non si può nascondere. Però lui dice: si vede il testo, cioè non si vede quello che c'è dietro, che io sono qua col ventilatore. E mettere a confronto la sua disabilità con la mia, in questo caso, secondo me, dà uno specchio un po' più ampio di quello che può essere la disabilità, che non è solo chi perde un arto e grazie appunto a chi gli permette di avere una protesi poi può tornare alla vita quotidiana. Ci sono tantissimi tipi di disabilità, tantissimi tipi di bisogni, e non è possibile, diciamo, metterli tutti nello stesso pentolone, calderone, perché ognuno ha le proprie particolarità. Quindi quello che io ho fatto con Fondazione Fontana è stato sicuramente questo viaggio più altre collaborazioni, e penso che più si riesca a dialogare tra le varie parti, infatti anche oggi è bellissimo essere tutti quanti qua riuniti, perché abbiamo tutti lo stesso obiettivo, penso, che è quello di andare oltre, superare quella che è la disabilità, aiutare le persone che hanno bisogno, e farlo con coscienza, con impegno e tutto quello che uno può dare. Io quello che posso dare è intanto questo. Hai detto tanto e dai tanto.